nostra città. Quali emozioni? Un'emozione grandissima, anche perché io quando entro in chiesa, per me già è un'emozione solo entrarci. Io sono una cristiana cattolica apostolica romana e tengo molto, la fede mi ha sempre aiutata anche nei momenti più brutti della mia vita e posso garantirti, caro professore, che sono stati tantissimi. Lì al monastero di Santa Chiara, dove io comunque abito con le mie suore e con i padri francescani, e alla fine speciale essere lì presente in quel banco dove tante autorità ci sono state ed io da paganese mi sento fiera. Quando ho preso la comunione mi sono recata lì alla teca e ho chiesto semplicemente a Sant'Alfonso: tu che sei stato un luminare, dammi la forza per poter far sì che riesca in quello che non solo si aspetta la mia gente, ma in quello che si aspettano i territori e tutta la mia comunità. Assolutamente sì, è stato veramente emozionante, è stato vedere tanta gente, tanto coinvolgimento, la città di Pagani è tutta in festa, è una giornata bellissima. Abbiamo un tesoro, Sant'Alfonso è un santo universale, alla stregua di Papa Wojtyla, alla stregua di Padre Pio, un dottore della Chiesa, un poeta, un letterato, un grande artista e un musicista. Sant'Alfonso ha scritto delle canzoni che entrano in miliardi, non in milioni, in miliardi di case. Oggi sentiamo i Queen, Michael Jackson, brani che raggiungono dei record di audience. Sant'Alfonso, se fosse un artista moderno, sarebbe da hit parade, da hit parade. E io mi chiedo se soltanto una parte di chi ascolta queste musiche e questo pensiero sapesse, collegasse Sant'Alfonso a Pagani, Pagani diventerebbe una grande meta turistica e su questo bisogna lavorare. Molto puntuale nelle sue omelie e lancia attraverso le sue omelie sempre segnali molto chiari e a mio avviso anche molto importanti. Ha parlato di quella che è stata anche l'azione di Sant'Alfonso Maria del Liguori nel corso della sua vita, sia durante appunto il periodo che appunto si è dedicato al sacerdozio, sia nel periodo precedente, quando è stato avvocato, e si è fermato molto, Sua Eccellenza, sulla morale e sull'etica. Quale morale, al di là di quelle che possono essere le leggi fatte dagli uomini, esiste poi un'altra morale, questo è il segnale importante che ha lasciato Sua Eccellenza, è la morale alla quale ognuno di noi deve rispondere un giorno davanti al Signore.